Si è svolta questa mattina la manifestazione istituzionale di saluti per il comandante dei vigili urbani della polizia locale della città di Agropoli, Carmine Di Biasi. Tante le persone che hanno presenziato la manifestazione e ringraziato Di Biasi per il lavoro svolto durante tutti questi anni a servizio della cittadina agropolese. In futuro a comandare il corpo dei vigili urbani della città di Agropoli sarà Maurizio Cauceglia. È un giorno particolare per me. Lasciare dopo tanti anni di impegno appassionato il lavoro veramente mi rende molto emozionato. Sono la bellezza di circa 45 anni di lavoro e 67 anni di età. Questi due numeri purtroppo non mi consentono più di continuare a lavorare. Purtroppo è la legge dell'anagrafe che mi impedisce di poterlo fare, però sicuramente questo non mi impedirà di continuare il mio impegno a servizio delle istituzioni in una forma sicuramente diversa, a servizio delle istituzioni, a servizio della mia comunità, cosa che ritengo di aver sempre fatto in questi anni. Naturalmente non posso non ringraziare in primis il sindaco Adamo Coppola, il quale grazie alla fiducia sua mi ha dato la possibilità di concludere la mia carriera in questi ultimi anni da comandante della Polizia Municipale, e gli sono sempre grato per questo. Ma voglio ringraziare tutti gli altri, Alfieri che lo ha preceduto, e come dicevo prima tutti gli altri sindaci, amministratori e consiglieri comunali, con i quali sempre c'è stato un rapporto, ripeto, anche al di là dei modi di pensare di ognuno, di grande stima e correttezza. Un giorno particolare, come dicevi giustamente tu, l'emozione veramente è stata tanta, perché sono tanti momenti, anni di lavoro insomma, che abbiamo condiviso. Veramente un grande ringraziamento a nome della città di Agropoli per i tanti anni di impegno e di lavoro, e veramente gli auguriamo insomma una meritata pensione, anche se sto pensando comunque di trattenere un altro po' con noi per fare qualche altra cosetta, insomma magari fargli tagliare un po' di tempo per dedicarci ancora qualche tempo all'amministrazione comunale. Però per intanto un grandissimo augurio, un grande in bocca al lupo per questo altro periodo della sua vita, e ci auguriamo che sia altrettanto felice e altrettanto importante. Quello che voglio dire alla fine è dire che Carmine Di Biasi è stato un esempio che dobbiamo seguire noi amministratori per l'impegno, per la dedizione, i colleghi per la grande passione che ha messo nel suo lavoro. E ha detto una cosa molto bella: io ho avuto l'onore, ha detto Carmine, di potermi impegnare per la mia comunità tutti i giorni, e dato che io amo la mia comunità l'ho fatto con grande passione, e quindi sono stato fortunato perché tante persone lavorano fuori dalla propria città e devono dare certamente il loro impegno, il loro contributo importante, ma non nella loro città. Invece io l'ho potuto fare nella mia città, che amo tanto, e quindi sono doppiamente felice di quello che ho fatto. Beh, queste sono parole molto belle, insomma, che veramente ci illuminano e che devono essere di esempio. La numerosa presenza di tutti gli operatori, sia di polizia locale, delle altre forze di polizia, ma allargata anche agli impiegati amministrativi, è un evidente attestato di stima verso la persona e il professionista. Personalmente, voglio dire, oggi è una giornata, mi fa piacere per lui che va in pensione, mi lascia l'amaro in bocca perché mi ha accompagnato per oltre 26 anni. Posso dire proprio segnatamente che con lui ho avuto dall'inizio, fin dal 1995, un ottimo rapporto, e molte delle cose che ho imparato e messo in pratica sono frutto del continuo lavoro gomito a gomito che ho fatto con Carmine. Penso che lui lasci un segno importante nel comune di Agropoli, segnatamente nella polizia, ed è della passione, della serietà, della compostezza e della grande dignità di lavoratore. È una persona che non lascia immune questo lavoro. Diciamo, nel corso della sua vita ha avuto anche eventi importanti di salute, e nonostante tutto non lo hanno fiaccato di niente, non ha arretrato, ha ancora, adesso oggi è l'ultimo giorno di lavoro, ha ancora l'entusiasmo come se fosse il primo giorno di lavoro, e questo è il testimone più importante che lascia a me
e diciamo, a tutti gli appartenenti della Polizia Municipale.